Signore e signori, buonasera, benvenuti a Treviglio Fiera. Siamo in tanti, abbiamo dovuto contingentare le presenze, ma rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza siamo numerosi e questo mi fa piacere, a nome mio e dell'amministrazione comunale, perché questa serata vuole essere soprattutto un momento di incontro, un momento di confronto, raccontare quelli che sono scenari del territorio e di questa area, questo distretto trevigliese come l'abbiamo chiamato, e poi iniziare un dialogo particolarmente costruttivo e anche rapido, perché vedremo che gli scenari si possono concretizzare nel breve e medio periodo. Ovviamente parto ringraziando i relatori che hanno accettato il nostro invito e precisando che stasera non ci sarà il presidente della provincia Gianfranco Gafforelli, che parteciperà con un video che ha registrato oggi pomeriggio, perché dopo che abbiamo organizzato questo convegno è arrivata l'invito della federazione a partecipare alla partita dell'Italia che si gioca allo stadio
di Bergamo, invito che era rivolto anche al sottoscritto e al sindaco di Treviglio, come a tutti i sindaci della provincia. Ovviamente, avendo già iniziato la macchina organizzativa di questa serata, avendo già trasmesso gli inviti e avuto le adesioni dei relatori, abbiamo ritenuto inopportuno rinviarla. Non era possibile delegare nessuno del comune, il protocollo della FIGC era particolarmente rigido, credo però che sia doveroso da parte mia, dell'amministrazione e di tutti noi salutare, mandare da qui a Bergamo un applauso, perché la partita di stasera con la rappresentanza dei sindaci è testimonianza e vicinanza della federazione a un territorio particolarmente colpito, con un pensiero alle vittime del periodo difficile che ci siamo lasciati. Ecco, perché questo convegno? Ovviamente questo convegno nasce dalla volontà di confrontarsi, di ascoltare, perché abbiamo di fronte a noi la necessità di governare i processi, le scelte e le pianificazioni di un territorio che si sta rivelando nella sostanza ancora più importante di quanto possa esserlo sulla carta. Un territorio che è diventato strategico, lo dicono un po' tutte le relazioni, gli indicatori anche dell'associazione di categoria, di chi investe, di chi decide di venire a vivere in questo territorio, e quindi avendo noi oggi di fronte la necessità di progettare e programmare il futuro, abbiamo pensato a questo convegno per mettere appunto tutto il territorio, e qui è fortemente rappresentato i sindaci, le associazioni di categoria, il mondo della finanza, il mondo degli imprenditori, le autorità politiche e istituzionali, metterci tutti quasi idealmente attorno a un tavolo. Parliamo di che cosa stasera? Parleremo, ci piacerebbe approfondire con gli ospiti e i relatori che abbiamo invitato, di questo distretto trevigliese, come prende sempre più forma nel nome, che sta diventando sempre più strategico per la sua capacità di attrarre sì investimenti e l'industria e le imprese, ma anche e soprattutto i servizi, e quindi è un territorio che si sta caratterizzando e che vorremmo caratterizzare molto proprio per i servizi. Servizi che già ci sono, chi sceglie di venire a vivere nel nostro territorio trova già molti servizi, servizi che vorremmo implementare con un particolare riferimento a quest'area. I vantaggi sono evidenti, si sono visti anche nel video molto bello di Davide Coita, che ringrazio. Abbiamo la stazione centrale di Treviglio, una delle più strategiche all'interno della regione Lombardia, a 50-100 metri da noi, direttamente collegata peraltro a breve anche dal sottopasso che porta questa struttura. Abbiamo la Brebemi poco più sotto, con i due caselli Treviglio e Caravaggio esattamente spostati di 4 km a est e ovest, e abbiamo anche sviluppato, stiamo sviluppando una cultura della mobilità sostenibile in accordo anche con gli altri territori, che quindi permettono di vedere anche in termini di mobilità questo territorio come un territorio da un grande futuro. E stasera siamo in uno spazio che non c'era, e quindi il primo passo verso questa apertura della città consolidata o storica verso l'area a sud nasce dalla volontà forte dell'amministrazione di realizzare questa struttura, che non è soltanto il padiglione all'interno del quale siamo, è già una struttura polivalente, c'è un auditorium, ci sono delle cucine, ci sono degli uffici, ma è stato per noi anche una scelta strategica. Questo era un prato che si è anche poi rivelato inquinato e incolto, c'era semplicemente un passaggio ciclo pedonale che portava alla stazione, tutto il resto non c'era, quindi noi abbiamo portato i servizi, abbiamo creato parcheggi che servono anche per i pendolari, e questa struttura che, come dicevo, rappresenta il primo passo verso quello che è un po' il nostro obiettivo e quello che vorremmo raccontarvi stasera. Siamo, come dicevo, vicini alla stazione centrale e a Brebemi, ma siamo anche vicini all'altra stazione di Treviglio. La stazione ovest è a pochi passi da qui, a pochi minuti a piedi. Treviglio ha questo vantaggio, questa fortuna di avere due stazioni, e quindi ancora di più strategica questa zona all'interno della città. E il vantaggio di chi vi sta parlando stasera è quello di non solo tracciare, anche qui i relatori, scenari futuri, fare un po' il punto di come sta evolvendo questa zona, quali possono essere anche gli interessi del mondo che abbiamo coinvolto per questa zona, ma di parlare di progetti concreti, sogni concreti, sembra quasi un ossimoro, ma in realtà
Noi, grazie a Regione Lombardia, che ha finanziato, ha garantito un contributo straordinario a fondo perduto di 11 milioni di euro, abbiamo già fatto una variazione di bilancio che recepisce questa variazione, abbiamo già integrato come previsto da questo contributo con le risorse del Comune e quindi siamo pronti nell'arco dei prossimi 3 anni a investire 13 milioni e mezzo di euro su quest'area. Ovviamente ringrazio i consiglieri regionali Galizzi, Mazzoleni, Anelli e Malanchini che hanno presentato l'ordine del giorno, il Consiglio regionale e la Giunta che l'hanno accolto, perché per noi oggi parlare di qualcosa che si può concretizzare nell'arco di 3 anni è qualcosa di importante ed è per questo che abbiamo voluto questo convegno, perché i tempi sono davvero molto caldi. Oltre allo sviluppo dell'area della fiera e dell'area sud della città, abbiamo anche deciso di fare un passo in più e quindi di pensare che il cuore di quest'area, chiamata Mezzaluna, proprio per la forma di Brebemi e per la ferrovia che traccia l'asse sopra, c'è anche questo spazio della cosiddetta, anzi dell'ex cava della Vailata, ecco è arrivato anche l'ultimo dei relatori, che è un parco di 80.000 metri quadri dove fino a poco tempo fa doveva insediarsi una discarica di cemento amianto. E noi abbiamo sempre contrastato questa idea, e noi è della città di Treviglio, perché è stato un lavoro importante, i comitati ambientalisti, le associazioni del territorio, le associazioni anche di categoria che vedevano giustamente in questo scenario qualcosa che potesse essere dannoso per l'immagine della città e anche per la salute. E quindi abbiamo fermato questo progetto tutti insieme con le minoranze, la maggioranza, un grande lavoro di squadra, e per noi quell'area da possibile discarica di cemento amianto deve diventare un grande parco urbano, deve essere recuperata e costituire un po' anche il cuore di questa riqualificazione. Quando parliamo di distretto trevigliese parliamo di che cosa? Parliamo di un'area che abbraccia l'est milanese, l'area della Martesana, che ha i poli di Treviglio e Caravaggio, quasi 50.000 abitanti in due, tutti i comuni qui attorno, la bassa pianura bergamasca, così faccio contento chi parla della bassa bergamasca, cosa che a me non piace, e la pianura che a me piace di più, il Cremasco e l'Odigiano, arrivando poi anche grazie a Brebemi fino a toccare anche la provincia di Brescia. Quindi un'area particolarmente significativa in termini di comune, di province che vengono toccate, di estensione e anche di abitanti. Ed è un'area che ha un baricentro, si è visto bene nel video, naturale qui a Treviglio, nel Trevigliese, in questo distretto che può accorpare un po' tutti i bisogni di quest'area. Ci tengo subito a sgombrare anche il campo da qualche polemica che abbiamo letto sui giornali, perché l'obiettivo nostro e che condivideremo con coloro che vorranno lavorare insieme a noi a questa proposta è quello di non essere competitivi. Noi non vogliamo e non possiamo e non siamo in grado di competere con Bergamo, con Milano, con le fiere intese come quartieri fieristici. Noi vogliamo essere integrativi, vogliamo offrire a questo territorio così importante una soluzione alternativa. Manca oggi, è stata fatta un'analisi e basta fare anche qualche telefonata per capire che oggi un cuore, un punto di riferimento come questo manca. E allora vogliamo appunto integrarci con una particolarità: noi vorremmo essere quell'area che intercetta e fa integrare le aziende e i servizi. Già oggi questa è una struttura che può in parte ottemperare a questo impegno. Nella sala in cui siamo ci stanno fino a 850 persone come da progetto dei Vigili del Fuoco, c'è appunto già un auditorium, ci sono delle cucine, ci sono i parcheggi, quindi è già un'area potenzialmente molto importante. Pensiamo, anche grazie al contributo di Regione Lombardia, di trasformarla ulteriormente, quindi di potenziare questo concetto in una sorta di hub polivalente dove possa incontrarsi la domanda e l'offerta, dove si possano tenere eventi aziendali. Nei giorni scorsi la Cassa Rurale ha fatto una 3 giorni particolarmente densa di riunioni, convegni, congressi, concerti, premiazioni, assemblee, quindi questa struttura polivalente si è confermata importante. Selezionare fornitori, il personale, insomma dare un po' questa visione
di un matching, un incontro tra la domanda e l'offerta e soprattutto di essere a servizio delle aziende. E dal punto di vista fieristico, ripeto con molta oggettività, nessuno ha mai pensato di entrare in competizione, di andare a toccare il mercato di altri. Si chiama Treviglio Fiera perché è uno spazio che si presta a questo. Noi vogliamo essere anche da questo punto di vista una sorta di incubatore di nuove manifestazioni fieristiche, quindi una fiera piccola che vuole partire, una manifestazione nuova che deve avviarsi e poi magari spiccare il volo verso le fiere più importanti e che hanno fatto anche la fortuna della nostra regione, quindi dare un valore aggiunto al sistema fieristico lombardo senza togliere assolutamente niente, anche perché noi abbiamo la fortuna di partire da un territorio che negli anni si è consolidato e si è affermato come un territorio particolarmente florido dal punto di vista delle aziende, delle imprese, dei servizi, dell'agricoltura, di cui parleremo anche dopo. Quindi qui sono nate grandi imprese, sapete che ci sono le sedi anche produttive di Bianchi e Same, per fare due nomi importanti, ma ci sono state tante esperienze, abbiamo sul territorio oggi molte eccellenze che vedono in questo territorio un territorio dove investire. E quindi anche il mondo dell'università è stato scritto nei mesi scorsi, lo stesso rettore dell'Università di Bergamo aveva annunciato la volontà di tornare a Treviglio, abbiamo avviato anche un'interlocuzione, speriamo di poterla concretizzare anche in tempi brevi, ma è chiaro che anche questo mondo è un mondo al quale noi parliamo, al quale ci rivolgiamo e in parte, lo scoprirete nella parte finale della serata, col mondo dell'università ci stiamo già confrontando anche per pensare a quest'area. E poi una sollecitazione nostra e di tutto il Consiglio Comunale, chiaramente abbiamo una grande opportunità ma anche una responsabilità, che è quella di offrire ai giovani, agli imprenditori del territorio, delle chance, delle prospettive, delle possibilità qui sul nostro territorio. Da questo punto di vista devo dire che già ci sono dei privati che hanno fatto questa scelta, nei giorni scorsi è stato presentato questo progetto particolarmente innovativo di un acceleratore di start-up che sta nascendo qui a poche centinaia di metri. Il fatto che sia stata individuata quest'area per portare un investimento, si diceva, di 4 milioni di euro, per noi è motivo di orgoglio, di soddisfazione, di merito dell'imprenditore, ma che fa capire qual è lo scenario, la vicinanza della stazione, una stazione importante che permette collegamenti con Verona, con Milano, su tutti gli assi strategici, è qualcosa che già comincia a essere visto sempre di più come particolarmente importante. E poi c'è un altro passaggio fondamentale, il Presidente Gafforelli lo ha anticipato oggi, il sottoscritto è anche consigliere provinciale, siamo stati tra virgolette precettati perché il 7 novembre in una lunga giornata dovrebbe arrivare a conclusione anche il percorso di approvazione del PTCP, quindi il piano territoriale di coordinamento provinciale, dove dovrebbe essere confermata una previsione per la cosiddetta mezzaluna, che è quest'area a sud da 2 milioni di metri quadrati, la previsione di una governance in carico al comune, quindi non più vincoli calati dall'alto ma una responsabilità al comune, che ovviamente deve condividere con quelli che oggi comunemente chiamiamo stakeholder, tenendo conto anche dell'agricoltura già consolidata e quindi di quello che è già un tessuto fortemente agricolo e che vogliamo tutelare, ma anche delle possibilità di espansione, delle prime aree di espansione, sempre nella logica di portare servizi. A cosa puntiamo? Qualcuno me lo chiedeva prima, sono stato magari un po' brutale, la nostra logica è non capannoni a go-go, ma qualità, quindi servizi, come dicevo prima, ricerca e sviluppo, importanti valori anche progettuali, di ricerca, di formazione anche. Anche per questo sul territorio stiamo lavorando anche già con alcuni istituti del territorio, valorizzando alcune aree, penso alla Cascina Ganassina, perché ci teniamo a sviluppare anche questo settore. Treviglio è anche una città fortemente vocata agli studenti, ne abbiamo circa 10.000 in città ogni giorno. E dicevo prima, non si può prescindere da pensare a quest'area, quella della Mezzaluna e quella dove siamo stasera e quella futura che andremo a edificare, senza pensare all'importanza dell'agricoltura nel nostro territorio. È vero, in questi giorni si parla di infrastrutture e quindi si apre sempre il contenzioso
naturale, mi viene da dire, tra l'agricoltura, l'infrastruttura e il consumo di suolo, ragionare su uno sviluppo ordinato, governato e concordato è una grande sfida, indubbiamente. Però io credo che grazie anche alla presenza del distretto agricolo della Bassa Bergamasca, dell'associazione di categoria che ringrazio per essere presenti, la fiera agricola di Treviglio che vorremmo assolutamente rilanciare, oggi grazie a questi spazi ha potuto tenere in un mercato, in un settore particolarmente difficile, ci auguriamo che con la possibilità di espansione di quest'area possa ulteriormente rafforzarsi, quindi se da una parte è importante dare spazio alla fiera agricola, dall'altra è importante ovviamente conservare quelle che sono le aree dove l'agricoltura possa svilupparsi trovando la giusta integrazione che un territorio come il nostro deve garantire. E poi esiste già una realtà consolidata che è quella che viene chiamata Beauty Valley, il polo della cosmesi, che da questo punto di vista guarda molto a sud perché ha nel Cremasco e nell'Odigiano un cuore pulsante, nella nostra realtà, nella nostra città, anche qui in questi anni in questo settore si è puntato molto e quindi abbiamo imprese che proprio qui vicino hanno investito nelle loro sedi, nei loro magazzini, nei loro depositi, e quindi questo è un settore al quale noi guardiamo con molto interesse perché quest'area può diventare strategica per sviluppare anche questo filone. E poi il commercio. Qui, e non è una scelta casuale, abbiamo insediato la sede del distretto urbano del commercio della città di Treviglio. Perché? Perché noi riteniamo, e anche nel programma di mandato, che il distretto del commercio deve essere il promotore della valorizzazione della città insieme alle altre associazioni, e quindi la progettualità attuale e quella futura devono per forza passare dal distretto del commercio. E ci piacerebbe che anche nei nuovi spazi che andremo ad allestire, associazioni, realtà, consorzi presenti anche stasera possano pensare di trovare lì la loro casa, magari a rotazione, magari con spazi condivisi, ma portare qui il cuore pulsante dei servizi, come ad esempio una proposta che lanciamo, quella dei gruppi giovani delle associazioni di categoria e di impresa della provincia di Bergamo. Ovviamente non c'è solo il business, questo è uno spazio che è nato per la città, per la comunità, che si sta aprendo a un territorio più ampio, ma che rappresenta anche un importante spazio per gli eventi culturali, associativi, teatrali, musicali, ricreativi, sportivi, abbiamo visto nei giorni scorsi, in modo da essere a disposizione di tutto il territorio dove sappiamo si fa sempre più fatica a trovare spazi. E quindi quello che vediamo qui è lo spazio attuale, noi vogliamo garantire un luogo per la città di Treviglio ma anche per tutto il territorio, e credo che anche la scelta di Regione Lombardia di garantire un finanziamento così importante, che per la nostra città è sicuramente un contributo importante, sia alla città di Treviglio come esecutore materiale destinatario delle risorse, ma guardi già di per sé nell'entità del contributo a tutto questo territorio. Noi cosa pensiamo di fare in quest'area cosiddetta mezzaluna? Noi l'abbiamo sempre detto, non residenziale ma fini produttivi, terziari, commerciali, ricreativi nel contesto di un parco urbano, e questa visione ha permesso, secondo me, insieme anche al contrasto alla discarica di amianto, di vedere partire dopo tanti anni i cantieri nell'area ex Paslini, che per chi non conoscesse è un'area dove qualche milione di euro di bonifica è già stato speso e dovrà essere speso, 90.000 metri quadri di un'area che deve essere urbanizzate, che per fortuna i privati stanno andando a urbanizzare nell'ambito di quella rigenerazione urbana di cui si parla tanto in questo periodo, e quindi crediamo che ci sia questo effetto trainante che si sta già confermando in alcune azioni sul territorio, ma che noi vogliamo sia ancora più incisivo. Con il parco urbano che rappresenta un po' il cuore di questo scenario, e ovviamente è l'invito che lancio e che raccoglieremo anche grazie ai contributi dei nostri relatori, quello che dopo questa serata ci sia un'importante fase di confronto con le istituzioni, con le rappresentanze politiche, ci sono i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali di minoranza e di maggioranza, gli imprenditori, le associazioni di categoria, perché può essere magari che qualcuno lo ritenga una frase scontata, se non si lavora insieme su un progetto di questa portata con una visione di medio e lungo periodo, probabilmente tra qualche anno saremo qui a parlare, dal mio punto di vista, dell'ennesima occasione persa. Non è un progetto solo di questa amministrazione, è un progetto che deve guardare molto più in là,
che abbraccia molti territori, mi fa piacere che ci siano altri sindaci che abbiamo invitato presenti, perché la logica è proprio quella, lavorare insieme. Abbiamo invitato persone che hanno esperienze, che hanno una particolare visione del territorio e che avremo il piacere di ascoltare e che chiamo adesso qui con me sul palco, anzi a loro lascerò il palco per introdurre questa serata. Quindi parto dall'assessore regionale Claudia Terzi alle infrastrutture e ai trasporti, che invito a salire qui sul palco. Poi c'è, e mi fa piacere, devo dire innanzitutto che Claudia è sempre presente, sempre disponibile, e questo le va riconosciuto. Abbiamo iniziato la mattinata stamattina alle 8:30 all'Università di Bergamo, dove c'era il Presidente Fontana a parlare del Piano Lombardia, ha girovagato per tutta la provincia tutto il giorno e siamo contenti che sia qui stasera, nonostante appunto una giornata impegnativa e una bimba a casa che l'aspetta, quindi doppiamente grazie a Claudia. Mi fa piacere poi avere il Presidente della Camera di Commercio, il Dottor Carlo Mazzoleni, che invito qui con noi. Mi allontano perché ovviamente dobbiamo garantire tutto il rispetto, che ha un compito non facile, quello di guidare la Camera di Commercio. Devo dire, nella chiacchierata che abbiamo avuto telefonicamente, mi è sembrato, come è stato già detto da molti e da chi l'ha scelto ed eletto, persona molto concreta, coerente e costruttiva, e quindi il fatto che abbia accettato l'invito per noi, oltre ad essere motivo di grande orgoglio, è anche un'attenzione particolare. Raccontavo prima a qualcuno, abbiamo spesso sentito dire che per molti la bergamasca finisce alla Francesca, dando noi dalla bassa, come la chiama qualcuno, colpa a chi è di Bergamo. Forse anche noi dalla bassa non ci siamo proprio fatti sentire molto, e quindi superare un po' queste barriere, a volte anche un po' ideologiche, e ragionare insieme sullo sviluppo del territorio è importante. Quindi la sua presenza è particolarmente significativa e lo ringrazio di cuore di aver accettato l'invito. Altro relatore che è arrivato, lo vedo, è arrivato, è atterrato dall'aereo, e quindi anche a lui un grazie particolare, il dottor Alvise Biffi, che è il presidente della piccola industria di Confindustria Lombardia e anche un trevigliese. Qualcuno l'ha definito la voce critica perché ha già rilasciato un'intervista su questo progetto. Non lo so se è critica, ma sicuramente è una voce che ci piace. Scusa, ti faccio mettere qui perché lì poi abbiamo la nostra conduttrice. E poi, ultimo ma non ultimo, l'architetto Piantelli dello studio De Otto, che ringrazio per aver accettato l'invito, che abbiamo già conosciuto qui a Treviglio perché ha progettato la nuova struttura polivalente di Castelcerreto. L'avrete sentito, nominato, eletto come studio, come architetto anche per lo stadio di Bergamo, dove stasera c'è l'Italia. E poi mi fa piacere salutare, ringraziare e cedere la parola per condurre questa serata la giornalista di Sky TG24, Ilaria Iacoviello, a cui do il benvenuto e cedo questo palco. Grazie a tutti, buona serata e grazie ancora ai relatori. Buonasera a tutti, e prima hai detto che volevi fare il giornalista, ci stai riuscendo benissimo. Vabbè, quello è un'altra... Sindaco giornalista. L'importante è che sia interessante il dibattito. Poi, grazie mille, buona serata a tutti e grazie ancora a tutti di essere intervenuti. Eccoci, sentite? Ok.
Allora, adesso possiamo ripartire. Allora, volevo dire che non aggiungerò niente di più rispetto a quello che ha detto il sindaco, perché voglio fare parlare le tante persone che sono qui, e soprattutto la cosa che vorrei però sottolineare è che ci sono due parole chiave, secondo me, in questo nostro dibattito, che sono dialogo e collaborazione. Perché dialogo e collaborazione sono le parole fondamentali per poi guardare al futuro in una prospettiva molto più positiva. Noi, quando abbiamo deciso di fare questo evento, abbiamo parlato di presente, ma soprattutto abbiamo parlato di un futuro che sarà possibile grazie appunto a una partita che si gioca tutti assieme, perché se non condividiamo l'idea di questo progetto alla fine perdiamo tutti. E allora ecco perché abbiamo invitato tutti i nostri ospiti, proprio per capire perché questo progetto dal loro punto di vista, nei loro settori di appartenenza, è così importante. Allora inizierei subito con l'assessore, che saluto e ringrazio. Allora, diceva il sindaco che la regione ha stanziato 11 milioni proprio per questo progetto. Allora, perché per voi è così importante, per voi come regione ovviamente, è così importante questo progetto di cui noi stiamo parlando? Beh, innanzitutto grazie, è un piacere essere qui in questa giornata lunga. Devo dire che abbiamo cominciato questa mattina presto, esatto. Ma un po' per le due parole chiave che hai citato tu. Sì, diamoci anche okay? Poco fa, cioè il dialogo e la collaborazione. Ora, a me basterebbe rispondere che poiché è un progetto che ci hanno evidenziato come importante per questo territorio, ecco, dal momento in cui il progetto è diventato importante per questo territorio, inteso come l'ha inteso prima il sindaco Imeri, come non Treviglio città solo, ma il trevigliese e la zona di Treviglio e tutto ciò che sta dietro o accanto o vicino, insomma, a Treviglio città, beh, è diventato importante per Regione Lombardia. Il fine che appunto prima ben Iuri, il sindaco Imeri ci ha presentato, ci ha convinto in pochissimi minuti, insomma, a investire in questo progetto, in un momento in cui in Regione Lombardia si è deciso di affrontare la crisi economica investendo sui territori, investendo sugli enti, in particolare sugli enti locali, quindi passando soprattutto dalle province e dai comuni. Ovviamente da una parte con progetti più puntuali di immediata realizzazione e d'altra parte con progetti di più ampio respiro anche in termini temporali. Questo è uno di quei progetti la cui realizzazione vedremo presto, ma non certo domani mattina, che probabilmente senza il contributo regionale avrebbe comunque preso vita, ma in tempi ancora più lunghi, e che permetterà e che permette a tutti, avendo molta fiducia nel nostro futuro, di pensare al nostro futuro, in particolare di tutta la fascia delle attività economiche che caratterizzano ovviamente Bergamo, ma non solo Bergamo, abbiamo visto il cremonese, il cremasco e il lodigiano. Quindi l'idea era di credere in un progetto che sarà, siamo certi, importante per il futuro, che non può che avere questa allocazione per quanto riguarda Bergamo, per tutti i motivi che prima si dicevano, per una particolare congiunzione di tante infrastrutture viarie che rendono ovviamente appetibile ovviamente l'insediamento di un polo fieristico, in caso contrario sarebbe veramente difficile, perché qui vicinissimo c'è la stazione e quindi c'è anche l'infrastruttura viaria, perché non dimentichiamoci, settimana scorsa io sono andata a inaugurare simbolicamente i lavori per l'alta velocità Brescia-Verona e quindi ci passerà pure l'alta velocità. Quindi qui ci sono tutta una serie di elementi, soprattutto infrastrutturali, che rendono intelligente e assolutamente lungimirante la scelta che è stata fatta e per cui, ripeto, beneficerà non solo la città di Treviglio, ma l'ha detto benissimo Iuri prima, ma tutto il territorio che gravita intorno a Treviglio, con Treviglio in qualche modo rappresenta questo territorio. Quindi per il dialogo e la collaborazione, che devono essere i due elementi fondamentali per la nostra azione come ente regionale, direi che qui si sono realizzati. Tra l'altro, assessore, vogliamo ricordare che questa è un'area strategica non solo per la Lombardia, ma anche guardando, insomma, a un discorso più generale per tutta Italia e anche è baricentrica, no? per tanti motivi, ed è il motivo per cui appunto anche negli anni passati si è deciso di investire in quest'area anche con le infrastrutture viarie, su cui magari, in ordine alle quali, insomma, qualche discussione già negli anni passati c'è stata, i cui benefici soprattutto economici e di ritorno dal punto di vista anche della valorizzazione del patrimonio
immobiliare, ma non solo, anche economico abbiamo assolutamente visto, insomma, gli studi sull'impatto della Brebemi si sprecano nel tempo, l'impatto positivo della Brebemi si sprecano nel tempo, certo, adesso lo dico un po' da ex assessore all'ambiente e adesso da assessore alle infrastrutture, ora ci vuole anche un po' di intelligenza e di, come posso dire, un approccio intellettualmente corretto anche quando si parla di infrastrutture, quindi si possono fare in un certo modo, si possono fare in un altro modo, magari più costoso, ma decisamente più compatibile con il mondo in cui si inseriscono. Basta, chiudo, se no facciamo lungo. Assolutamente. Allora, ovviamente Gafforelli, come vi diceva il sindaco, non è qui, però ci ha mandato un suo messaggio, perché a lui abbiamo chiesto appunto dal suo punto di vista quali sono gli scenari di sviluppo di questa area e soprattutto quale ruolo avrà la Bassa in questo contesto. Allora andiamo a vedere cosa ci ha detto. Buonasera a tutti, ringrazio il sindaco Imeri per l'invito a questo momento di riflessione sul futuro di una parte strategica della città di Treviglio e della pianura bergamasca. Mi scuso di non poter essere fisicamente presente, ma ho ritenuto mio dovere rappresentare la provincia nella partita amichevole della Nazionale di Calcio, che vuole essere un omaggio a Bergamo e a tutti i bergamaschi che hanno sofferto e continuano a lottare per sconfiggere la pandemia. La nostra pianura sta molto a cuore alla provincia ed occupa una parte centrale nel programma del mio mandato amministrativo. È una terra ricca di risorse e opportunità economiche, culturali e turistiche, il cui sviluppo e il progresso devono andare di pari passo con la tutela e la conservazione delle caratteristiche che le sono proprie. In questi 2 anni ci siamo impegnati in diversi progetti di valorizzazione del patrimonio della pianura, cogliendo anche l'opportunità di finanziamenti regionali. Come sapete, siamo impegnati nella revisione del PTCP, il cui futuro di questo territorio gioca un ruolo fondamentale. E se tutto va bene, sabato 7 novembre il Consiglio Provinciale lo approverà definitivamente. Così come nella realizzazione di un collegamento stradale veloce ed efficiente tra Bergamo e Treviglio. Oggi qualcuno lo chiama Treviglio-Dalmine, ma questo non è un problema. Il problema è che dobbiamo risolvere questo problema che da troppo tempo ci chiede di essere risolto. Credo che quando si ha a cuore la propria terra e allo stesso tempo si hanno le idee chiare, attraverso il confronto e l'ascolto si possono ottenere grandi risultati. È quello che auguro di cuore alla Treviglio del futuro, per il bene dei trevigliesi e di tutta la Bergamasca. Grazie, buon convegno e un caro saluto a tutti gli ospiti. E allora questo è il presidente della provincia di Bergamo che appunto parlava dell'importanza anche del coordinamento di tutte le province proprio per questo progetto. Adesso invece, vi dicevo, vogliamo comunque raccontarvi diversi punti di vista, ci sono le istituzioni, ci sono anche gli imprenditori e qui chiamo in causa il dottor Biffi. Tra l'altro leggevo che lei è trevigliese doc che crede e investe nelle start-up e non capisco perché la stampa l'abbia definita la voce critica di questo convegno. Perché? Eccomi, sono qui. Questo bisogna chiederlo alla stampa, io non lo so. Però è carino, cioè la voce per critica. Per carità, va sempre bene da Frenzio Attento. Io intanto ringrazio il sindaco Iuri per avermi invitato. In realtà la casa che rappresento, Confindustria, ha come motto principale mai proteste ma sempre proposte, quindi lo spirito è sempre propositivo e collaborativo. Quindi la cosa fondamentale che ci si aspetta come sistema economico dalle istituzioni, dai comuni, dalla provincia, è proprio quello di creare le migliori condizioni da un punto di vista di ecosistema per far attecchire quelli che sono gli investimenti, attrarli e far sviluppare il valore delle eccellenze sul territorio. Quindi, punto primo assolutamente interessante e favorevole, siamo qui a parlare di investimenti che in questo periodo non è scontato e non è certamente qualcosa di usuale, quindi è un qualcosa di molto positivo che ci siano investimenti sul territorio, quindi l'obiettivo è quello di dialogare, come ho sentito piacevolmente dire al sindaco nell'introduzione, per far sì che l'investimento frutti al meglio.
Quindi dal punto di vista infrastrutturale, che è lo step numero uno, che è il fattore abilitante, ci sono già i progetti definiti, si tratta di portarli a termine, in termini abbastanza brevi, insomma, visto che se ne parla da parecchio tempo. Quindi da quel punto di vista io sottolineo sempre di non dimenticare la parte delle infrastrutture digitali, perché spesso ci si concentra sulla parte, diciamo, più fisica, ma oggi il grosso dell'economia viaggia sulla rete, viaggia sull'analisi dei dati, sulla potenzialità di calcolo. Quindi una disponibilità della banda diffusa deve andare di pari passo con una viabilità delle persone e delle merci, su cui il disegno c'è, è buono, e devo dire che Treviglio da questo punto di vista è anche meglio infrastrutturata che Bergamo allo stato attuale. Poi l'altro tema che secondo me è importante è uscire dalla logica dei campanili, anche delle province. Oggi si ragiona da un punto di vista industriale su scala globale, quindi la nostra area di competenza è l'area metropolitana, che oltre a Bergamo comprende per Treviglio soprattutto anche l'area di Milano. Quindi anche nelle collaborazioni con la parte di ricerca non limitiamoci all'ottima Università di Bergamo, ma apriamo le porte anche al Politecnico di Milano, che è qui a 20 minuti, piuttosto che alle altre 7-8 eccellenze universitarie. Se poi andiamo a prendere Pavia, Crema, diventano una dozzina, su cui possiamo fare operazioni di sinergia tra accademie, industrie e istituzioni. Anche perché vogliamo raccontare che c'è spazio per tutti, non assolutamente. È che uno è in competizione con l'altro, così come la Fiera di Treviglio non è in competizione con la Fiera di Milano. È un sistema interconnesso, siamo un sistema interconnesso, e il futuro è fatto di filiere che vanno a competere su dinamiche globali, non internazionali. Quindi sicuramente la nostra dimensione deve essere una dimensione di filiera europea in competizione con le altre economie di tipo mondiale. Lo dicevamo prima anche con l'assessore. Perfetto, benissimo. Quindi quello che io suggerisco come stimolo di riflessione è sicuramente coinvolgere gli imprenditori del territorio per capire bene da loro quali sono le esigenze su cui possono far leva per attrarre ulteriori investimenti da parte dei privati, e ragionare gli spazi in un'ottica prospettica. Diciamo che la fiera tradizionale è in enorme difficoltà, lo vediamo anche alla Fiera di Milano. Quello che si vede nel futuro sono più ambienti in logica di competence center, centri di contaminazione di distretto, dove più aziende di una stessa filiera investono insieme all'Accademia in una logica di open innovation, quindi innovazione, ricerca non all'interno del muro dell'azienda, ma allargata in una logica distrettuale. Questo è utile anche non solo con l'università, ma con gli istituti superiori. Qui a Treviglio, insomma, abbiamo delle ottime eccellenze anche dal punto di vista delle scuole superiori, perché attrarre una scuola di formazione e un distretto dove ci sono delle competenze visibili, diffuse, da cui le aziende del territorio possono attingere, è una leva di attrazione degli investimenti che su una realtà infrastrutturata può far la differenza, e soprattutto è un valore stabile che aggiunge quella qualità di valore aggiunto che scarica sul territorio maggior benessere. L'ultimo stimolo, che poi non voglio allargarmi troppo, è il tema della nuova dinamica del lavoro. Adesso siamo in pieno Covid, però quello che ci possiamo portare a casa di positivo del Covid è una nuova logica di lavoro smart, che non è il telelavoro, ma è un lavoro organizzato per obiettivi e progetti, distanziato, diffuso, che ovviamente non si può fare in tutti i settori, perché se io ho una linea di produzione, la linea di produzione non me la posso mettere nel salotto di casa, ma che consente a tutta una serie anche di trevigliesi che gravitano per esempio su Milano nel mondo di servizi, di potersi organizzare e strutturare per un lavoro in larga parte smart, quindi con maggiori consumi e benefici per la città di Treviglio, in una logica anche di welfare personale, su un bilanciamento che dà più efficienza e stimola la territorialità. Siccome non tutti possono utilizzare questi strumenti da casa, oltre alle iniziative private di, per esempio, acceleratori startup, che sono dei veicoli naturali dell'innovazione, dell'open innovation, quindi benissimo che ci siano questi investimenti già privati da sostenere,
La logica anche del co-working, che oggi può sembrare antitetica perché siamo in pieno Covid, ma il Covid non durerà per sempre, quindi a un certo punto o vinceremo noi o vincerà lui, io sono convinto che vinceremo noi, e quindi superata questa fase, avere degli spazi non solo per le start-up, ma di co-working legato a queste nuove dinamiche, possono far sì che tutta la zona possa diventare, proprio per le infrastrutture centrali che vedono Treviglio come un nodo centrale, un'attrazione di risorse che possono fare attività nella nuova logica dello smart working e quindi poi portare anche consumi a tutto quello che è il distretto del commercio locale. Quindi lo stimolo, la proposta è: non ragioniamola come fiera classica, ma ragioniamola come uno spazio più flessibile che possa essere anche un momento permanente di hub per interazione multidisciplinare con mondo della ricerca, mondo delle aziende. È evidente che il comune cosa deve fare? Creare il fattore abilitante, poi il protagonista di questa azione deve essere chiaramente l'impresa, non è che è il comune che si deve inventare la ricerca. Però sicuramente mettere a disposizione l'infrastruttura è un plus che attrarrà naturalmente gli investimenti e su cui abbiamo la fortuna, lo dico da trevigliese, di poter puntare e contare, quindi questo era un po' lo stimolo, lo spunto nel creare un dialogo costante, preventivo anche nella fase di progettazione, come mi sembra si stia facendo in modo egregio, e guardare al futuro in modo innovativo, uscendo da quelli che sono gli schemi classici dei campanili e dei vecchi modelli di fiera e rappresentanza. Io direi infrastrutture, servizi e sostenibilità, queste sono sostanzialmente le tre direttrici. Innovazione, assolutamente, queste sono le quattro direttrici. E formazione del capitale umano. E poi qualcos'altro, siamo qua a cinque e poi... Le mie prime due sono l'innovazione e la formazione del capitale umano. Ecco perché, poi il resto arriva come prerequisito. Va bene, allora invece voglio chiedere al dottor Mazzoleni quale ruolo può assumere la Camera di Commercio proprio in questo progetto. Prima parlavamo di fare la differenza, sicuramente la Camera di Commercio e il ruolo che avrà la Camera di Commercio farà la differenza proprio in previsione futura. Siamo a posto. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie al Sindaco Imeri per questo invito che ho accolto molto volentieri, anche perché torno sempre volentieri a Treviglio, dove ho molti amici e dove, consentitemi anche una, così, un ricordo personale, l'attività di famiglia ha svolto per alcuni decenni un'importante attività imprenditoriale. La Camera di Commercio ha un duplice ruolo, un ruolo, diciamo, di servizio, di erogazione di servizi, e poi ha un ruolo invece molto importante, più politico, tra virgolette, di collegamento tra le istituzioni e gli enti, le associazioni, diciamo tutti i soggetti sul territorio. Il periodo ci ha in qualche modo costretti, quando dico ci intendo la nuova giunta e il nuovo consiglio camerale che si è insediato agli inizi di giugno, quindi siamo freschissimi di insediamento, siamo ancora in rodaggio. Siamo stati costretti ad avere, diciamo, una visione strabica e miope nello stesso tempo, quindi, perché siamo stati in qualche modo costretti dalla situazione emergenziale in cui le imprese si sono trovate precipitate a dover affrontare delle situazioni di emergenza vera alla quale abbiamo cercato di rispondere con una serie di bandi sono andati incontro alle esigenze più urgenti, mi riferisco alla sicurezza sanitaria, quindi alla ripartenza in condizioni di sicurezza, alla finanza aziendale, alla informatizzazione, a seguito anche di quello che diceva il Presidente dei Giovani Imprenditori Lombardo. Naturalmente in questa fase e soprattutto durante il lockdown tutte le imprese hanno capito l'importanza di sviluppare i canali informatici per essere connessi al mondo anche in situazioni in cui la mobilità personale è impedita,
e naturalmente anche un'azione importante di sostegno all'occupazione, che evidentemente in questa fase ancora non soffre in modo particolare, perché i vincoli posti a livello dai DPCM, a livello governativo, quindi sostanzialmente il blocco dei licenziamenti da una parte e la cassa integrazione allargata a tutte le categorie, ha sostanzialmente congelato il mercato del lavoro. Chi ne ha pagato il prezzo sono purtroppo, ahimè, tutti i contratti a termine, che hanno visto falcidiata il loro rinnovo, in particolare i giovani, che di tutte le categorie io ritengo essere i più penalizzati in assoluto e ai quali quindi dovremo rivolgere un'attenzione particolare in futuro. Dall'altra parte la visione invece deve essere necessariamente di lungo periodo, quindi una capacità di vision, come si dice, che traguardi oltre il Covid, oltre l'anno prossimo, quindi sostanzialmente una visione a 10 anni. Noi proprio in questi giorni gli organi istituzionali della Camera stanno esaminando e a breve approveranno il programma pluriennale di mandato, quindi 2021-2025, che fissa tutta una serie di driver strategici che sono quelli che guideranno l'azione dell'ente istituzionale durante questo mandato e fanno dell'attrattività e competitività del territorio in una logica di sviluppo sostenibile il centro di questo programma. Quindi la capacità di vision è fondamentale, così come è fondamentale l'attenzione alle situazioni contingenti create dalla pandemia. Credo di aver risposto. Ed è fondamentale anche la capacità poi di fare squadra, no, dei bergamaschi in questo senso. Ma allora, chiaramente la Camera è già di per sé un soggetto portatore di interessi collettivi e quindi è un luogo, non mi piace di chiamarlo di mediazione, perché la mediazione, per come la concepisco io, la mediazione alta è l'azione tipica della politica, cioè è la politica che deve fare la mediazione degli interessi collettivi pur importanti, chiaramente, certamente legittimi, ma interessi di parte. E in qualche modo la Camera di Commercio si fa interessi, è portatrice di interessi collettivi, ma è sostanzialmente portatore sintesi degli interessi del mondo delle imprese, quindi in qualche misura è chiaramente un soggetto portatore di interessi di parte, con un'ottica e un'attenzione allo sviluppo organico e sostenibile del territorio e quindi non esclusivamente nell'interesse specifico delle imprese che sono rappresentate dalla Camera di Commercio, ma con una visione più globale e strategica. Quindi in questo senso certamente la Camera di Commercio è un luogo di regia più che di mediazione. Io preferisco usare questo termine, ripeto, non perché la mediazione abbia un'accezione negativa, ma perché riconosco alla politica questo ruolo che secondo me è il ruolo principe. Invece il ruolo di regia è un ruolo diverso, è un ruolo che vede coordinare tutta una serie di attori sul territorio per cercare di portare a fattor comune un'azione coesa e indirizzata a uno sviluppo condiviso. In questo senso noi abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni, che origina dal famoso OCSE Review del 2016, e abbiamo attraverso una serie di concertazione, di tavoli in cui sono state condivise una serie di priorità. Attorno a questo tavolo sedevano sia le istituzioni, quindi il Comune di Bergamo, la Provincia di Bergamo, la Camera di Commercio, tutte le associazioni del territorio, i sindacati, i rappresentanti del sistema creditizio e i rappresentanti delle professioni. Quindi veramente l'universo mondo degli stakeholder economici sul territorio. Ed è stato proprio recentemente, siamo arrivati a un punto conclusivo di questo
lavoro che è durato molto tempo ed è stato molto ampio, e siamo in fase di definizione di un piano che noi chiamiamo di sviluppo e resilienza per Bergamo. È un piano che in forte coerenza con il piano nazionale di recovery, and resilience, che a sua volta è in coerenza con Next Generation EU, quindi col piano di recovery fund, del recovery fund europeo, e con gli obiettivi dell'agenda 2030 per l'economia e lo sviluppo sostenibile. Quindi un'azione di sistema, la Camera di Commercio ce l'ha nel DNA. Comunque, indipendentemente da mediazione o cabina di regia, l'importante è che si lavori tutti in un'unica direzione, perché così, poi... Ma io sento poco, c'è un rimbombo. Benissimo, adesso è la mascherina, però insomma, indipendentemente da cabina di regia e mediazione, l'importante è che si lavori tutti in un'unica direzione, insomma, comunque... L'importante è che si lavori in un'unica direzione, e la parola d'ordine è fare sistema, e anche a proposito del tema che abbiamo affrontato questa sera, ma spero che lo riprenderemo assolutamente insieme. Una delle parole d'ordine è anche sostenibilità, secondo me, no? È fondamentale. E allora, quando comunque stavo studiando insomma questo progetto, la cosa che mi è interessata è, uno, il fatto che qui sorgiamo insomma questa struttura sorge, come diceva il sindaco, su un'area di fatto comunque che è stata bonificata, e poi le potenzialità dal punto di vista della sostenibilità che tutta quest'area in cui siamo può avere. Allora, quali sono queste potenzialità, dottor Piantelli, architetto? Beh, è molto interessante insomma, tutto il dibattito che è stato fatto, che mi ha preceduto. Secondo me la sostenibilità, adesso dico qualcosa un po' diciamo fuori dall'accademia, ma è una parola quasi abusata, no? Molte volte abbiamo utilizzato questo termine per nascondere una bassa qualità di progetto. Vi faccio l'ultimo esempio, la settimana scorsa ho partecipato a questo convegno sull'ecobonus e alla fine la progettazione non c'è. Cioè non c'è l'elemento chiave, no? Lo sviluppo di un territorio lo si fa attraverso della buona progettazione. La sostenibilità arriva se un progetto ha una qualità intrinseca, no? Noi molte volte veramente l'abbiamo utilizzato, secondo me, in maniera errata, o qualche volta abbiamo abusato di questo termine. Detto questo, Questo progetto è potenzialmente molto interessante dal nostro punto di vista, quindi sarà oggetto di un master di progettazione, quindi tutta quest'area, c'è stato un accordo fra il comune e questa associazione di architettura che si chiama NIB, che è un acronimo che significa New Italian Blood, che è questa. Dopo magari vi racconto qualche cosa di che cosa fa NIB e che cosa è questa associazione. Per ritornare all'argomento oggetto di questo progetto, la questione importante secondo me sono due. La prima è che questa fiera, cioè questo luogo, quindi utilizziamo il concetto di fiera, ma hanno spiegato molto bene prima i relatori che mi hanno preceduto, che è un concetto che deve essere reinterpretato, cioè non è una fiera classica. E questo luogo ha questa caratteristica, che è periferico ma centrale nello stesso momento. È una condizione quasi unica, adesso io non ne conosco altre di situazioni per le quali un'area espositiva di questa dimensione è di fatto centrale, cioè è di fatto inglobata nel centro urbano. Quindi uno dei temi sarà proprio dare il valore urbano a quest'area, cioè legarla in maniera più strutturata col centro della città. L'altra questione è che in questa mezzaluna, come ha spiegato molto bene il sindaco prima, ci sono 2 milioni di metri quadrati con una ex cava di 8 ettari e quindi tutto il valore ambientale di questo progetto sarà proprio della riconnessione di queste tracce che ci sono molto presenti, c'è ancora una parte agricola, quindi è un progetto molto complesso ma con enormi potenzialità, perché un parco urbano di 8 ettari ricavato in un'ex cava è un elemento molto significativo, cioè lo sarebbe di qualsiasi città. Ce ne sono esempi magari anche? Esempi ce ne sono, noi adesso non so se io posso, si può visualizzare la presentazione che avevamo preparato. Questo verde
Allora, vi racconto brevemente che cos'è NIB, cos'è, diciamo, questa associazione di architettura che da 10 anni si occupa di organizzare un master di architettura e ambiente in tutta Italia. Questo diagramma rappresenta, adesso non so quanti di voi siano architetti, però diciamo tutti i nomi che ci sono scritti qua rappresentano, diciamo, la miglior generazione di, cioè la mia, cioè non in generale, quindi quelle dopo i Renzo Piano, diciamo così, quindi c'è l'Abix, il Visichirimoto, BR, D8, Iotti Pavarani, cioè, diciamo è tutta una generazione di italiani, è la prima generazione, diciamo, che è andata all'estero, quindi la prima generazione Erasmus, e che quando è ritornata, diciamo, si è messa assieme, ha fatto sistema, come dicevamo prima, e organizza da 10 anni questo master che indaga scenari su tutta l'Italia, quindi diciamo scenari come quello di Treviglio, quindi che hanno bisogno di essere, di avere un, diciamo, uno studio più approfondito prima di iniziare la progettazione, quindi qualcosa che avviene prima. NIB da anche, diciamo, dei premi per le migliori tesi di progettazione che vengono fatte in Italia, quindi solo quelle di progettazione architettonica, e si occupa anche per esempio della riconversione dei terreni confiscati alla mafia o comunque beni che sono sottratti alla criminalità, e quello che fa è appunto, diciamo, proporre alle amministrazioni, quindi diciamo a coloro che poi devono gestire i territori, una fase di pensiero che è propedeutico allo sviluppo del progetto. Secondo me quello che state facendo qui è una cosa molto importante, perché solitamente anche a noi capita di lavorare con le amministrazioni e le amministrazioni chiamano il professionista all'ultimo momento, perché è arrivato il finanziamento o, cioè non c'è, si salta una fase di studio che invece in questo caso si sta facendo, e io credo che questo sia veramente importantissimo. E niente, brevemente quello che vi illustro, quello che sarà lo scenario di questo master di architettura, quindi qui si vede molto bene un tratto di questa mezzaluna che in qualche modo incorpora quella che è stata chiamata la città delle connessioni e la città del lavoro, quindi una città molto, in uno spazio territoriale con una forte presenza di infrastrutture, e che ovviamente è il valore aggiunto di questo spazio, in cui però persiste un'esperienza di agricoltura e un'esperienza di paesaggio, che è un'occasione, insomma, per poter ridisegnare questo spazio di città, quindi una città, è vero, del lavoro e della connessione, ma in cui c'è ancora dell'agricoltura, e diciamo questa agricoltura può diventare stimolo per la progettazione. Questi sono i 4 ambiti strategici che sono stati previsti nell'analisi di studio, nella fase di studio, e che sono il sistema delle due piazze, quindi la riconnessione fra la piazza della stazione e la piazza antistante la fiera, quindi pensare che quello che abbiamo qua di fronte non sia soltanto un parcheggio, ma diventi un luogo urbano, e quindi è molto importante che diventi un luogo urbano, il sistema della fiera, il nuovo parcheggio realizzato ai bordi della ferrovia, e quindi la riconversione dell'ex cava. Vado velocemente per far vedere solo, diciamo, alcuni esempi, diciamo, di altre esperienze che sono state fatte all'estero, in cui una cava, quindi un luogo potenzialmente degradato e che potrebbe portare un disagio ambientale, viene, diciamo, a diventare l'elemento invece di rigenerazione del paesaggio, quindi è la possibilità di ristrutturare un paesaggio attraverso questi interventi così specifici e puntuali. Basta, perché poi faccio, insomma, una conferenza. Ogni area, ogni struttura dialoga, insomma, reciprocamente, questo è quello che vuole dire, no? Assolutamente, cioè, diciamo, noi arriviamo, la mia generazione arriva, diciamo, da un momento di rottura in cui l'urbanistica si faceva per zoning, no? Per, diciamo, pezzi di città che erano monofunzionali.
Oggi noi invece parliamo di pezzi di città che sono compatibili fra di loro e quindi anche pezzi di territorio che sono compatibili, quindi l'agricoltura è compatibile con l'industria ed è compatibile con un sistema di infrastrutture che è compatibile con uno spazio di co-working, per esempio. Certo. La differenza sta nel modo, insomma, di pensare. Assolutamente. Allora, secondo giro di domande, le chiamerei anche domande dalla regione o al pubblico, all'assessore Terzi volevo chiedere alcune informazioni sul piano Lombardia presentato oggi con Fontana e soprattutto su quali scenari si prevedono per la pianura. Allora, il piano Fontana, lo dicevamo stamattina, nasce da una idea e da una, da una scelta precisa che ha fatto il presidente Fontana all'inizio di maggio, quindi forse alla fine del lockdown, ma comunque ancora in una fase di emergenza molto alta, non che si sia mai abbassata realmente, però insomma in cui soprattutto Bergamo la tensione era ancora molto molto alta. Il presidente Fontana, da buon sindaco, da ex sindaco, la prima cosa che ha pensato è detto, siamo in fase di crisi sanitaria, immancabilmente la crisi sanitaria succederà una crisi economica, bisogna che qua ci prepariamo, perché se si ferma la Lombardia è un problema non solo per la Lombardia. Come può la regione stare vicina anche alle imprese, ai cittadini? Non lo può fare direttamente elargendo contributi, perché ci sono N regole che non sono solo italiane ma sono soprattutto europee che ci vietano di fare questo. Allora utilizziamo il principio e la leva degli enti locali, investiamo sugli enti locali, diamo agli enti locali soldi da investire sui territori, perché questo permette di crescere, di far crescere immediatamente i territori, magari di rispondere delle esigenze più o meno immediate dei territori, e B, di far lavorare, siamo convinti in questo senso, le imprese, partendo soprattutto ovviamente con un occhio di riguardo alle imprese lombarde, perché questo insomma bisogna dirlo senza insomma essere in qualche modo, poter essere in qualche modo attaccati. Quindi il presidente ha riunito 3-4 assessori e ha detto di cosa c'è assolutamente bisogno. C'è fame di infrastrutture, c'è fame di investimenti in settori per esempio come quello del dissesto e della prevenzione del dissesto idrogeologico, e Bergamo è in cima alle liste di delle province, per esempio in Lombardia, che ha ottenuto di più proprio dall'ultima delibera di 137 milioni, questo vi dà idea però di quanto sia necessario intervenire in questo senso sul nostro territorio. C'è fame per esempio di rigenerazione urbana, e quindi all'interno del piano Marshall, del piano Lombardia c'è un'allocazione di 100 milioni di euro che servirà a compensare i mancati introiti dei comuni che decideranno di venire incontro a coloro che decideranno di investire nei progetti di rigenerazione urbana, abbattendo appunto un costo importante come gli oneri di urbanizzazione, ma senza chiedere ai comuni di sacrificare una delle entrate fondamentali per il loro bilancio, perché questo bisogna un po' dire le cose come stanno. Dicevo, abbiamo deciso di investire su tanti elementi. Dicevo, da una parte i progetti già cantierabili, perché ovviamente la crisi economica si farà sentire subito e quindi ci serviva qualcosa che desse una scossa positiva già nel 20, ma soprattutto nel 21 e nel 22, e poi progetti come questo che vanno ovviamente, che hanno una visione decisamente più che va più in là e che va oltre il 22. Una parte, 500 milioni li abbiamo allocati per le opere connesse alle Olimpiadi in senso molto lato, quindi tutti quegli investimenti che riguardano anche Bergamo, che serviranno ad affrontare, a prepararci al 2026, considerando quello un elemento ovviamente importante per il nostro territorio, e Bergamo con il suo aeroporto non può fare a meno ovviamente di prepararsi a questa cosa. I primi 400 milioni li abbiamo dati ai comuni e alle province secondo una distribuzione di un criterio stabilito con ANCI, che è l'associazione dei comuni, che vedeva degli importi riconosciuti ai comuni sulla scorta di quella che era la loro densità abitativa, chiedendo ai comuni solo una cosa. Noi abbiamo detto ai comuni: te li diamo a fondo perduto, facci quello che vuoi, l'unica cosa che ti diciamo è che tu devi iniziare a cantierare queste opere entro il 31 di ottobre. Perché? Perché la crisi economica è qui e perché la crisi economica va affrontata subito. Sono 400 milioni che sono stati, insomma, i progetti sono 4.000, insomma, fate il conto più o meno. Poi ora si va dalle asfaltature delle strade alla sistemazione, addirittura alla conclusione di opere relative a edifici scolastici, quindi con una varietà importante di questi progetti, ma che hanno avuto come obiettivo, secondo me, riuscito, quello di far partire
opere importanti che, ribadisco, che servono, non sono i progetti faraonici che stanno lì e che servono a far bello un sindaco, ma sono tante anche piccole opere che servono che servivano ai nostri territori e che per cui obiettivamente mancava e sarebbe mancato probabilmente il finanziamento. Questo progetto, che dicevo, entra in quelli che hanno una visione un po' più lunga, ha però il significato veramente, stamattina lo si diceva, di avere quella fiducia nel futuro e nella necessità di pensare ad un mondo che andrà oltre il Covid. Che magari insomma, ci arriveremo sicuramente con sofferenza e con tanto, insomma, con tanti sacrifici, ma li abbiamo sentiti, insomma, basta vedere quello, come sta andando l'economia e come si prospetta poi, si prospetta nei prossimi mesi, ma ci arriveremo, e quindi bisogna essere pronti anche agli anni futuri e non solo a gestire questa, ovviamente a gestire questa emergenza. Ecco, un po' questa era l'idea è l'idea del piano Lombardia. Gli strumenti adatti, no? Per non farsi trovare impreparati. No, assolutamente no, ed è il motivo per cui non abbiamo investito solo in infrastrutture. A me è venuta la tentazione di gestire 3 miliardi e mezzo solo in infrastrutture, ma mi sono trattenuta, e quindi abbiamo deciso di investire per esempio 100 milioni sull'innovazione. Investire partiranno dei bandi, ovviamente è un po' più facile pensare di farlo sulle infrastrutture, perché negli anni avevamo un elenco abbastanza lungo e corposo di quelle che erano le richieste per le infrastrutture, intese sia come infrastrutture viarie e ferroviarie piuttosto che immobili. Su altri progetti, su altre, insomma, capitoli di spesa e su altre idee o macro temi di spesa, per esempio quello dell'innovazione, abbiamo deciso di allocare risorse per dire prendiamo una parte di questi soldi e investiamo veramente sul futuro. La stessa cosa per esempio sulle scuole, sulla formazione che tocca a regione, cioè quella ovviamente professionale, perché questa è l'unica su cui possiamo investire. Per l'altra investiamo sugli immobili, sulle scuole, e per la nostra investiamo anche sul tipo di formazione che vogliamo. Scuole e trasporti sono i temi del giorno, di questi. Sì, insomma, bisognerebbe affrontarli con un po' più di razionalità, è vero, okay. No, i temi sono assolutamente quelli strategici in una regione come la regione Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, un milione di attività che non puoi tenere ferme. Cioè, ora, stamattina ne parlavamo, ci sono realtà anche vicine alla nostra che hanno una modalità di vita che sta in 2-10 km, in regione Lombardia si ragiona 40 a 50 km, fatti con le autostrade, fatti con le tangenziali, con le strade veloci. Non si può ragionare in modo diverso in Lombardia, se no non sarebbe la Lombardia. Va bene, a proposito di innovazione, Biffi, lei ha parlato di infrastruttura digitale. Quanto pesa questa infrastruttura digitale? Che peso può avere ovviamente nel prossimo sviluppo futuro? Beh, è fondamentale, è l'equivalente delle infrastrutture fisiche, è un po' come dire, facciamo un'area industrializzata dove devono passare merci e non c'è la ferrovia, ci sono strade sterrate, è chiaro che questo penalizza nelle potenzialità. Per fare un esempio di quanto deve essere diffusa l'infrastruttura digitale, non va pensato solo il cavo, la banda larga, ma vanno pensate anche le nuove tecnologie, dal 5G, WiMAX, tutto quello che poi vedremo e ci sarà. Anche per dare anche un esempio concreto di stimolo come temi di innovazione e investimento di ricerca del tessuto del territorio con il tessuto della ricerca. Uno dei mega trend mondiali come filone di sviluppo è l'agritech, quindi le nuove tecnologie collegate all'agricoltura. A livello internazionale, a livello globale, ci sono tantissimi investimenti di miliardi e miliardi su queste tecnologie, perché vanno a superare dei gap che non sono del nostro territorio, ma di territori a noi lontani, che hanno bisogno di soluzioni. Treviglio ha la SAME, che è già un capo filiera di questa industria, e soprattutto ha un ricchissimo distretto di filiera di fornitura della SAME sull'ambito meccanico-elettromeccanico, dove con la giusta iniezione di ricerca nella logica dell'open innovation potrebbe fare quel salto di qualità nell'agri technology, dove abbiamo territorio agricolo, abbiamo anche la parte dove fare delle sperimentazioni in sinergia tra il mondo della meccanica, il mondo dell'elettronica, una grande impresa già internazionalizzata con la catena distributiva e tante imprese e territorio agricolo su cui fare proprio in questo territorio della sperimentazione. È chiaro che se poi c'è il buco dell'infrastruttura digitale, se io devo andare a testare della tecnologia digitale piuttosto che della raccolta e elaborazione dati in real time, anche con collaborazioni internazionali, se poi vado
due chilometri fuori da Treviglio e non c'è connessione, non c'è campo, mi manca la struttura su cui far leva per questa attività. Per questo, per far capire come sia un elemento abilitante, quindi, ed è quello su cui per esempio le istituzioni possono fare la differenza, per poi avere degli strumenti. In Francia, per esempio, hanno fatto tutta un'area per gli investimenti sulla mobilità autonoma, quindi c'è una città infrastrutturata, digitalizzata, finta, dove fanno tutta una sperimentazione le principali aziende per la gestione dei veicoli autonomi. Ecco, queste sono le innovazioni che con gli spazi e il valore che abbiamo qui e che non ci possono portare via, dobbiamo dare linfa per alzare il valore aggiunto che porta benessere alle nostre imprese e attrae i talenti un po' da tutto il mondo sulle nostre peculiarità che non ci possono essere portate via. Ecco, architetto Piantelli, quanto è difficile, appunto, a proposito di quello che diceva Biffi, poi far dialogare delle anime così diverse, cioè l'agricoltura, c'è l'industria, poi ci sono i servizi, poi ci sono le infrastrutture, insomma, come si possono racchiudere in una sintesi? Beh, sarebbe semplice dire che è compito del progetto questo, cioè quello di tenere assieme tutto e che di nuovo è compito della qualità di un progetto. Sono tutti, diciamo, elementi che adesso si stanno indagando, l'agricoltura urbana si sta indagando, sono molti esempi di sviluppi di agricoltura idroponica all'interno della città, cioè sono dei temi molto interessanti, veramente molto interessanti. E la questione, secondo me, sempre, diciamo, di fondo, su cui noi lavoriamo tanto, è che, diciamo, il progetto sia sempre un valore aggiunto per tutti, non solo per i diretti interessati, no? E questo forse è l'accezione più interessante di rigenerazione urbana, no? L'assessore, tra l'altro, io ricordo che abbiamo iniziato insieme il progetto sulla rigenerazione di Crespidadda, del patrimonio dell'umanità, e questo è proprio il compito di questo tipo di interventi, cioè prendere delle parti di territorio che sono state abbandonate, che sono dismesse, in disuso, ma non solo riattivarli per un fine, diciamo, economico, riattivarli per un contributo sociale, per dare a tutta la città la possibilità di, diciamo, trovare un valore aggiunto appunto da questo tipo di esperienza. Quindi mettere assieme tutti questi elementi è una caratteristica del progetto, ovviamente richiede sforzi, richiede impegno, tempo, competenze. Valore aggiunto è un'altra parola chiave che emerge, insomma, da questo nostro dialogo. Allora, prima di ridare la parola al sindaco per le conclusioni, vorrei invece chiedere al presidente Mazzolini proprio le sue impressioni su questo progetto e soprattutto sulla vision di questo progetto. Le imprese sono interessate ad avere un'infrastrutturazione efficiente e competitiva. Io credo che noi dobbiamo ragionare sul territorio in una logica di sistema e non di singole unità. Una premessa: Bergamo, intendo la provincia evidentemente, è la seconda manifattura europea, seconda area manifattura europea. Allora, a questo ranking non corrisponde un livello di infrastrutturazione, e parlo di infrastrutturazioni hardware in questo momento, non software, all'altezza. Qui ci stanno dentro sicuramente il grande sforzo che la Regione Lombardia sta facendo col piano di sviluppo, che vuol dire per Bergamo 310 milioni, se ho fatto i conti esattamente, tra 58 già spesi e 252 previsti per il triennio 2021-2023, e in questo senso non posso che apprezzare lo sforzo che Regione Lombardia sta mettendo in campo. Quindi noi dobbiamo puntare a delle strutture efficienti e che consentano alle imprese di lavorare ed essere e restare competitive. Se parliamo di struttura fieristiche, e ripeto, non quindi della singola fiera di Bergamo o della fiera di Treviglio, noi dobbiamo ragionare in un'ottica di sistema. Allora, il sistema fieristico bergamasco è un sistema fieristico piccolo, cioè
dicevo, noi siamo la seconda manifattura in Europa, ci confrontiamo con regioni come il Baden-Württemberg o regioni a nord, dove ci sono fiere come la fiera di Hannover, la fiera di Francoforte, cioè dei colossi. Noi in provincia di Bergamo siamo dei microbi. Noi già oggi per organizzare fiere internazionali sulla fiera di Bergamo non abbiamo gli spazi sufficienti, cioè noi avremmo dei partner interessati all'estero a portare eventi alla fiera di Bergamo che non li possono portare perché gli spazi sono insufficienti. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare che naturalmente credo che si debba ragionare in prospettiva, in una logica di collaborazione e non competitiva, sono assolutamente d'accordo con il sindaco Imeri, una logica cooperativa e collaborativa che non si limiti dal mio punto di vista a Bergamo e a Treviglio, ma secondo me deve entrare in campo un ragionamento anche con Brescia e certamente forse anche con Milano, perché parliamoci chiaro, Bergamo noi siamo stritolati, da una, a est abbiamo un colosso che è la Fiera di Verona, a ovest abbiamo un colosso che è la Fiera di Milano, a sud non scherza niente perché abbiamo Parma, Bologna, Rimini, abbiamo altrettanti colossi, è chiaro che Bergamo è diciamo in una posizione di debolezza da questo punto di vista. Quindi io spero che così come la Regione Lombardia ha dimostrato di essere vicina e attenta alle necessità del territorio di Treviglio, che è diventato un territorio strategico, qui il problema non è più l'isolamento di Treviglio, è l'isolamento di Bergamo, come correttamente qualcuno ha detto. Io spero che la Regione Lombardia troveremo le modalità, i modi, i meccanismi per cui possa essere vicina anche alla struttura fieristica di Bergamo, che tra l'altro ricordo a tutti in questa fase di pandemia ha diciamo, sofferto e sta soffrendo pesantemente di una situazione di diciamo, impossibilità di utilizzo degli spazi, con prospettive che ad oggi, dopo le dichiarazioni del governatore Fontana, che mi hanno molto preoccupato da questo punto di vista, noi speravamo di tornare nella disponibilità dei locali alla fiera e continuiamo a sperarlo per la verità entro la fine dell'anno. Le dichiarazioni di oggi mi fanno temere che ci possa essere uno slittamento, peraltro capisco che la situazione di ripresa della curva epidemiologica qualche timore negli amministratori pubblici la ponga. Però ecco, bisogna tener conto che sostanzialmente noi stiamo vivendo una situazione in cui c'è una società, ripeto, un'impresa che è in condizioni di non poter operare. Quindi se dovessero gli spazi, mi rivolgo ovviamente all'assessore Terzi che peraltro questo problema lo conosce perché gli è stato ripetuto infinite volte, se ci fosse la necessità, ahimè speriamo di no, di un ulteriore prolungamento, bisognerà ragionare in termini di equo ristoro, non solo nei confronti della società proprietaria degli immobili che è Bergamo Fiera Nuova, di cui Camera di Commercio è il principale azionista, ma anche della società, dell'impresa, ripeto, sottolineo, dell'impresa che dovrebbe gestire, esercitare un'attività di organizzazione di fiere, che non è un'impresa diversa da costruire diciamo, pallet piuttosto che trafilare filo di acciaio, che è la mia attività. Ecco, bisognerà in questo senso anche naturalmente aprire un ragionamento in questa direzione. Per il resto, ripeto, assoluta la Camera di Commercio certamente giocherà questo ruolo di driver, è disponibile a farlo, è interessata a farlo, perché credo che questa sia la direzione con cui operare, cioè la cooperazione e la collaborazione in una logica di sistema e non competitiva. Però faccio a tutti presente che c'è questo limite dimensionale, quindi da una parte a volte sulle infrastrutture fisiche, parlo principalmente di autostrade ed essendo a Treviglio il riferimento ovviamente alla Treviglio Dalmine, Treviglio Bergamo, che dir si voglia, è naturale e immediato, scatta spesso e volentieri la sindrome NIMBY, not in my backyard,
per cui naturalmente scattano immediatamente i veti incrociati. Non è compito della Camera, non è compito delle imprese trovare le soluzioni tecniche per risolvere i problemi, peraltro, di compatibilità ambientale, di sostenibilità ambientale, di rispetto di zone particolarmente delicate che possono essere interessate dall'infrastruttura, soluzioni che peraltro credo possano essere tranquillamente trovate sedendo con tutti gli enti interessati intorno al tavolo. Non è compito della Camera, la Camera ha un ruolo di spinta, di proposte e di indicare quelle che sono le priorità. Questa è senz'altro una priorità. Chiudo, da una parte no sindrome NIMBY, ma dall'altra parte neanche la sindrome del campanile, cioè non è che in ogni città bisogna necessariamente realizzare tutte le infrastrutture, ragioniamo in un'ottica di sistema. Ricordo che Bergamo ha il terzo aeroporto in Italia, purtroppo adesso ovviamente è in una situazione di non poter operare come tutti sanno, o comunque di operare in regime molto ridotto, e quindi credo che questo collegamento Bergamo-Treviglio, se certamente interessa molto Bergamo per intercettare il traffico e diciamo il nuovo driver di sviluppo determinato dall'alta velocità e dalla Brebemi, ma certamente deve e credo non possa che interessare anche Treviglio per collegarsi a un aeroporto che comunque è una porta verso il mondo e quindi per consentire un'internazionalizzazione anche delle aziende che operano sul territorio trevigliese. Assolutamente, il sindaco non penso che ci abbia la sindrome del campanile, da quanto si evince anche, venga su a fare le sue conclusioni, perché insomma, voglio dire, mi sembra che abbiamo toccato tanti temi, forse da approfondire il tema dei servizi, ma riusciamo a capire anche che insomma siete stanchi a un certo punto, e l'attenzione poi non vogliamo che scegli. Innanzitutto ringrazio, abbiamo sentito tante riflessioni, voglio dare qualche spunto anche un po' più locale partendo dall'architetto Piantelli. Attualmente con la variazione di bilancio che ha recepito queste risorse di Regione Lombardia e del Comune di Treviglio, noi abbiamo previsto la valorizzazione, come è stato detto, delle due piazze che diventano un collegamento naturale tra la città storica consolidata e quest'area. Abbiamo previsto con RFI di implementare i servizi per i pendolari, questa è una stazione particolarmente significativa, sta vivendo anche lei un po' come la fiera delle ricadute di questa fase, quindi dello smart working e di altro, ma sicuramente è una stazione che ha bisogno di sviluppare servizi. Abbiamo lavorato sulla viabilità, quindi questa riflessione si estende al collegamento a sud, quindi la via Calvenzano che oggi chi è venuto non è illuminata, non ha un'accessibilità facile a quest'area, ma che rappresenta anche la prima parte di quel collegamento a sud che può portare il traffico, soprattutto quello pesante, all'esterno della città, oltre al ruolo di Brebemi, la rotatoria di via Calvenzano, quindi, e il parco della Cava Vailata. Da qui parte poi, quindi, su questo, e ovviamente il padiglione. Su questo bisogna sviluppare quella condivisione, quella progettualità che deve raccogliere anche dopo stasera, oltre al ruolo di regia più che di mediazione, mi piace molto questa parola, della Camera di Commercio, anche le esigenze delle imprese. Noi ipotizziamo e pensiamo, e mi fa piacere aver trovato anche riscontri, che questo debba essere un'area destinata ai servizi, possa essere un'area dove appunto svolgere anche il ruolo di incubatore per piccole o nuove manifestazioni fieristiche, non in competizione con Bergamo e con le altre, perché a ben raccontato il Presidente ci sarebbe bisogno di potenziare spazi, ma non è il nostro obiettivo. Noi con le connessioni e con un'attenzione anche alle sollecitazioni che sono arrivate e che approfondiremo, vogliamo appunto garantire questo sviluppo più per i servizi alle imprese. Peraltro devo anche dire che oltre al Presidente anche di Autostrade Bergamasche, che ho visto prima presente, mi ha scritto anche Giovanni Sangri, il Presidente di SACBO, che non poteva essere presente perché chiaramente l'aeroporto di Orio per tutto il nostro territorio è strategico, e quindi i collegamenti devono per forza essere pensati al di là dei campanili, e quindi anche il collegamento
Treviglio, Dalmine, Bergamo, Treviglio, Bergamo, Casirate, ormai ogni giorno cambia nome, va pensato ovviamente con saggezza, ovviamente tenendo conto delle criticità, ma come si diceva oggi ci sono anche gli elementi per superare alcune criticità, bisogna volerlo e qui deve essere forte il ruolo del territorio condiviso di stare attorno al tavolo. Quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità al dialogo, anche perché abbiamo un pacchetto significativo di risorse che il Piano Lombardia ci ha assegnato, oltre ai 700.000 euro che sono stati assegnati a Treviglio sulla base della popolazione, che ci stanno permettendo di intervenire sulle scuole, sul cimitero, su opere attese. Stamattina qualche sindaco diceva abbiamo scuole degli anni 70, noi stiamo intervenendo su una scuola di fine 800, inizio 900, quindi era fondamentale avere queste risorse. Dall'altra parte questi 11 milioni devono essere spesi molto bene e quindi ogni singolo euro va pesato, serve un dibattito sicuramente all'interno della scena politica trevigliese, ma anche e soprattutto con gli attori, e la sinergia pubblico-privato deve essere particolarmente forte, perché è vero, come diceva bene il dottor Biffi, noi dobbiamo metterci lo spazio, l'infrastruttura eccetera, poi sono le imprese che la valorizzano e che la rendono importante. Quindi dal mio punto di vista è nostro, assolutamente nessuna sindrome dei campanili, la massima volontà di dialogare, recependo già alcune indicazioni che sono arrivate stasera e invitando tutti coloro che sono presenti e che rappresentano un mondo molto vasto stasera a venire a portare spunti. Creeremo anche qualche momento ulteriore di confronto, ma sicuramente ci aspettiamo che lo sviluppo di quest'area dal punto di vista dell'agricoltura, delle eccellenze che abbiamo anche in questo settore, possa ben integrarsi con lo sviluppo che punti anche al terziario e ai servizi a supporto delle imprese. Questa è la mia. Insomma, guardiamo così al futuro, grazie a tutti per averci seguito. Ecco, abbiamo giustamente solo un piccolo pensiero, per non si offendere i maschietti, ma per l'assessore Terzi e per la nostra Ilaria. Grazie mille. Insomma, abbiamo chiesto un po' di straordinari a tutti. È stata una lunga giornata per l'assessore, quindi, e invece la nostra giornalista, è la prima volta che viene a Treviglio, il presidente, io non lo volevo dire prima, abbiamo parlato solo di Biffi come trevigliese, ma abbiamo raccontato che nella nostra città il suo cognome è stato particolarmente in vista e campeggiava molto, io da bambino lo vedevo sempre, adesso ho scoperto anche chi c'era dietro quelle lettere a carattere cubitali. Scherzi a parte, davvero un grande piacere averla avuta, aver ascoltato le sue parole, e ovviamente come dicevo prima è davvero finita l'epoca di Bergamo non guarda Treviglio, Treviglio non guarda Bergamo, ci sono qui tanti sindaci con i quali collaboriamo ogni giorno, i campanili sono importanti per l'identità, ma bisogna superarli per essere competitivi e per dare servizi ai nostri cittadini. Grazie a tutti, buona serata.